Sì, grazie. Io ovviamente oggi avevo in preventivo un po' di celebrazioni per il 4 novembre. Ieri sera ho ritenuto doveroso saltare qualche celebrazione, qualche deposizione di corona per venire a seguire il problema di oggi. Sono in contatto con il Presidente del Consiglio che unisce in un abbraccio il paese che soffre dal Veneto alla Sicilia. Ci siamo divisi i compiti da nord a sud, in questo istante lui a Palermo, io sono appunto nel Bellunese, nel pomeriggio sarò a Terracina, in provincia di Latina, quindi vediamo di unire gli sforzi e la ricostruzione, non a caso il 4 novembre, un secolo. Io non ho trovato gente rassegnata, non ho trovato gente che aspetta che accada qualcosa dall'alto, che provveda lo Stato, la sorte o il prossimo, ho trovato gente che stava scavando da 3, 4, 5 giorni. Non porto solo solidarietà, è da 2 o 3 giorni che stiamo cercando soldi in cassetti e cassettini senza nuovi provvedimenti di legge. Vi posso dire a spanne che al di là della solidarietà e della vicinanza, che può far piacere, però penso di poter dire a nome del governo che 250 milioni di euro siano già pronti e disponibili per tutte le comunità colpite da nord a sud da queste calamità, e continueremo a cercare per trovare altri fondi. Penso che sia un'occasione per riflettere sicuramente sugli eventi naturali. Se il vento tira a 180 all'ora e se piove rimbomba, ovviamente puoi limitare i danni. Una riflessione che va fatta, e farò col Presidente del Consiglio, col Ministro dell'Ambiente, però, che prescinde da quello che è accaduto a Belluno o a Palermo, è che forse troppi anni di incuria e di malinteso ambientalismo da salotto, per cui non si tocca l'alberello e non si draga il torrentello, e poi l'alberello e il torrentello ti presentano il conto. E quindi quando si parlava di lasciar gestire la montagna alla gente di montagna e non magari a qualche sovrintendente da città, questa è una riflessione che avremo il diritto e il dovere di fare, perché il bosco vive, e se il bosco non lo curi o se il greto del torrente o del fiume non lo draghi, evidentemente non è solo madre natura che si incattivisce, ma anche l'inerzia piuttosto che l'assenza o l'ignoranza dell'uomo a volte a causare questi disastri. Detto questo, ci sono comunità che si rimetteranno in piedi, ma che economicamente parlando avranno bisogno di sostegno, perché non vogliamo che si spopolino, e questo, ripeto, vale per il bellunese che ho visitato, così come per il palermitano. O in queste ore ho sentito il governatore del Friuli Venezia Giulia, ho sentito il governatore della Liguria, ho sentito il presidente della provincia di Trento, e quindi vediamo di, sicuramente in settimana ci sarà un consiglio dei ministri subito che avrà all'ordine del giorno i primi interventi concreti, rapidi, efficienti, veloci per le zone colpite dal maltempo di queste ore. Conto di tornare in occasione più lieta in questa splendida terra. Ripeto, è un secolo, il Piave mormorava, dopo un secolo continua a mormorare, però vediamo di dare un senso alla difesa delle nostre comunità e all'azione dell'uomo. Abbiamo sorvolato il Vajont, arrivando qua, all'azione dell'uomo che aiuti a crescere, quindi siamo qua per ricostruire. Non è giorno di polemica, rispondo ovviamente alle domande se ci sono, più che volentieri. Leggevo su qualche sito, qualche portale, che si riesce a fare polemica, e d'altronde all'italiana: se vai perché vai, se non vai perché non vai, se sei triste perché sei triste, se sorridi perché sorridi. Siamo qua per costruire e lavorare. Sono orgoglioso di quello che il governo ha fatto in questi 5 mesi, e sono orgoglioso di quello che Regione Veneto ha fatto in questi anni, e come promesso siamo in terra di montagna, siamo in terra di autonomia. Conto che entro la fine di questo autunno il Consiglio dei Ministri approvi, almeno in primo passaggio, il provvedimento sull'autonomia che è stato richiesto da 6 milioni di cittadini. Se ci sono domande, rispondo volentieri. Ministro.